primo passo per meglio comprendere l'organizzazione di un matrimonio è quello di avere in mente e comunque pianificare tutta quanta la sua logistica. Infatti, avendo e preparando prima tutto quello che è la pianificazione a livello sia logistico che tecnico, abbiamo la migliore riuscita dell'evento. In ogni matrimonio noi andiamo sempre a studiare quelle che sono le planimetrie e gli spazi da poter utilizzare e stiamo sempre attenti ai limiti che possono intercombere e andare a trovare delle soluzioni alternative e soprattutto pratiche per l'organizzazione, per la buona riuscita. La persona che segue tutte queste pianificazioni e comunque sta dietro al discorso logistico è l'event manager, è quella persona che insieme al suo staff, ma soprattutto insieme alla direzione artistica, escogitano la soluzione migliore per andare ad allestire e per comunque rendere più scenografica possibile quello che è il giorno del sì. Negli anni passati uno degli strumenti più utili per noi event manager per poter avere sotto mano tutta quanta l'organizzazione del matrimonio era il foglio di carta e la classica penna, dove andavamo a fare liste su liste di tutto quello che poteva servire e non servire per essere pronti a tutto quello che si deve andare ad allestire. Ormai i tempi sono evoluti e si è evoluta anche la tecnologia, quindi fortunatamente grazie ai computer oggi possiamo utilizzare misurati tipologie di programmi, di grafica e quant'altro anche per avere sotto mano quella che potrà essere un'idea definitiva di come sarà l'evento. Infatti grazie a rendering tridimensionali, bidimensionali, planimetrie possiamo far notare al cliente quello che sarà in maniera quasi realistica il loro matrimonio. L'organizzazione di un matrimonio in sé è abbastanza, tra virgolette, veloce. La cosa che dura più nel tempo è tutto il discorso della pianificazione. La pianificazione di un matrimonio a volte può riuscire in 20 giorni, un mese, ma ci sono delle volte che 6 mesi non basterebbero. Ma noi dobbiamo essere sempre pronti e in grado, in base alle richieste del cliente, di proporre delle soluzioni alternative, delle soluzioni che comunque devono essere sceniche, perché ricordiamoci che il giorno del matrimonio è uno, e nel giorno del matrimonio tutti vogliono che le cose siano perfette. Quindi cerchiamo in tutti i modi di trovare la soluzione giusta che sia sempre in linea con il filo conduttore. Nella prossima puntata di Casa Organizer, Chiara e Guido ci mostreranno come si allestisce una location per un matrimonio da favola. Appuntamento venerdì 5 luglio, sempre alle ore 15.